Ragazzi, mi si è appena spenta la moto, o meglio, in fase di partenza con l'accensione elettronica ha stentato e blackout, e l'orologio è partito da zero. Quindi credo che sia il momento di cambiarla, ho paura a spegnere la moto. Quindi, siccome posseggo un cacciavite e la batteria di ricambio sotto la sella, che ovviamente ho pensato fosse il momento di cambiare anche al di là del sintomo, che però adesso è arrivato, mi devo fermare qui al volo e cambiarla. Non ho alternative. Ultimo spegnimento della moto con questa batteria. Cacciavite a croce. Tagliamo il casco, che qua mi sono fermato. Già mi sono fermato sotto un albero in piena primavera e in piena allergia, come potete ben vedere, ma preferisco due starnuti a una sauna sotto il sole cocente. Comunque andiamo a vedere sotto la sella cosa ci sta. Allora, qui abbiamo nell'ordine un casco femminile, non sai mai chi incontri per strada e ti trova già pronto alla domanda: ma il casco non ce l'hai? E tu gli dici: ci sta. Poi sotto al casco batteria di ricambio, ovviamente qui ragazzi è original parts, la stessa identica che monta questo mezzo, Yuasa 12 volt, 11,6 ampere, ed è, diciamo, quella anche forse un po' più costosetta, ma che dà un po' più di garanzie. Poi abbiamo, ecco qua, dimenticanza dell'inverno. Poi abbiamo asciugamanino per la condensa o la pioggia improvvisa che torni e ti trovi tutto il mezzo bagnato. Poi abbiamo degli anelli porta chiavi per gli appartamenti, perché li rompono e li vogliono nuovi. Poi abbiamo tre oggettini d'oro, una pinza antifurto, una chiavetta e una penna, tante volte ti trovassi a firmare qualcosa all'improvviso. È tutto. Ah no, dimenticavo, piccolo kit di riparazione pneumatici. Oddio, mo che è questo? No vabbè, adesso mi tocca passarci la notte a capire che è questo. Vabbè, io comunque i documenti l'ho messi qua, tac, con l'elastico più grande. Però questo, se qualcuno potesse dirmi cos'è, io ne sarei veramente grato. E poi abbiamo la batteria. Allora, per la batteria sganciamo questo, che sono gli attrezzini che non servono mai a niente. Oddio, no, ogni tanto servono. Qui abbiamo il vano batteria con questi piccoli fermaglini, come li chiamano loro, di plastica. Allora, leviamo questo e innanzitutto, allora, questi fermaglini di plastica funzionano premendo al centro, fai tac, non vorrei fare danni, comunque fai tac, avendo premuto con l'unghia esce fuori. Questi qua funzionano con la pressione e diciamo che si rompono molto facilmente, quindi consiglio a chiunque, prima di cambiare la batteria o di togliere questi fermaglini, di andare alla Honda e prenderne per sicurezza 3 o 4 alla modica cifra di 50 euro per 3. Ovviamente mi vengono a rompere le scatole in questo momento con le macchine a fare le manovre, va bene, ok, ok. Ricordo ragazzi che la batteria in questione è durata finora 21, 2, 3, 4, 3 anni e una 25.000 km circa. Ok, levando il vano batteria, arriviamo alla batteria. Ricordiamo che polo negativo, polo positivo. Si parte da togliere prima il polo negativo, poi il polo positivo e poi si sfila, si rimette e si monta prima il polo positivo e poi il polo negativo. Allora, partiamo dal negativo. 1,
due. Allora, questo è un pochino più duro di solito, quindi può anche essere virato con una chiave. Vedete, mi pare una chiave da 14, mi pare, a occhio, però ora io faccio tutto con una mano e non riesco a essere... Ok, tolto pure questo. La batteria è già pronta per uscire. C'è l'apposita cinghietta per sfilarla. Facciamo sfilare questo e quello. Stac. E la tiriamo fuori. Esattamente così. Allora, questa batteria, vediamo, mettendola a confronto con la nuova. No, volevo prendere un sasso, però poi mi sono accorto a ben vedere che non proprio di sasso si tratta, e quindi evito di impugnarla con la mano. Ok, poggiamola qua. Questa è una. E questa qua è l'altra. Questa con la mano è un po' difficile. Ok. E questa è l'altra. In effetti, sì, sono uguali. E la cosa mi conforta. L'unica variazione che noto è che qui ci sono i dadi, che qui non ci sono, per cui se ci metto la vite qui non mi si impana. Devo mettere questi dadini. Vediamo se esce. Tac. Ecco. Se qui è il dadino. Qui dentro uno. Ricordiamo che la batteria già è carica, pronta all'uso, non va ricaricata questa. Dici, meno male, tutti i soldi che costa. Togliamo questo. E mannaggia. Ok. Ah, ci stavano già i bulloni con le viti. Ma cambiamo pure questi, ma che ci frega. I vecchi li restituiamo alla legittima proprietaria e i nuovi li andiamo a inserire. Voi direte, ma che te frega? Invece no. Andiamo a mettere la cinghiettina di estrazione, che altrimenti quando la mettiamo dentro non la tiriamo più fuori. Non ce la posso fare con una mano. Ok ragazzi, incinghiata e reinvitata, nel senso che abbiamo rimesso i bulloni originali. Adesso andiamo a posizionare nel suo vano. Ma santo peso. Uff. Allora, però ragazzi, mi sa che mi serve una mano. Ah, ho trovato un modo magnifico. Vediamo, Ho le mani libere. E andiamo a reinserire. Devo dire che rispetto all'integra, questa qua è un po' più facile. Perfetto. L'integra, tra virgolette, e figuratamente si smadonnava di più. Ok, si parte adesso dal polo positivo, che sarebbe questo qua, e si va ad inserire. Allora, 1, 2, 3. Aspetto un attimo prima di tirare, per semplice umiltà e modestia, ma già potrei serrare tutto. Ok, abbiamo chiuso. Adesso la prova del 9 dovrebbe essere quella che, secondo cui, il mezzo parte. Oh, no, oh santo cielo, meno male. Vediamo. Io credo che, anche se è partita un girettino, me lo farei sul raccordo, perché sai, forse va ricaricata un pochino meglio. Ragazzi, dimenticavo tre note. La prima, se doveste farlo, non fatelo per strada come me. La seconda, mi raccomando, non aspettate, non esitate, andate a tempo, neanche a sintomo. A me non mi è partita una volta, ha stentato un po' e ho subito capito. Dopo 3 anni cambiatela così, a occhi chiusi, perché questo mezzo qua, come l'Integra e altri, sono composti molto molto da elettronica e deve stare a puntino la batteria, altrimenti si creano problemi, ad esempio al cambio elettronico, eccetera.
quindi non aspettate, cambiate subito. Comprate se potete, se avete modo, prodotti originali, specialmente su ad esempio batteria, gomme, eccetera, quindi avete una garanzia che vi duri più nel tempo. E terzo, fondamentale, quando fate questo da soli, gli usati, quindi la batteria usata, andate a smaltirla in maniera consona e legale, anche spendendo qualcosa nei centri autorizzati per lo smaltimento. Mi raccomando, vi saluto, messo a fazzolletico. Arrivederci. Un'ultima cosa, ragazzi, ditemi per cortesia che cos'è questo. Questo è originale del Forza? Non riesco a capirlo. Chi indovina, cena pagata, giuro.